Buon pomeriggio e benvenuti a Palazzo Marino in occasione dell'evento intitolato La Donna al Brescia, inserito all'interno di quella che è la 37esima edizione della rassegna del costume e della cultura al Brescia. Un evento organizzato e voluto dall'amministrazione comunale di Vaccarizzo e cofinanziato dalla Regione Calabria. Un evento che va e continua a ripercorrere quello che è il focus principale della rassegna del costume e della cultura al Brescia, un focus incentrato sulla cultura, sulla storia, sulle tradizioni, ma anche sullo sviluppo turistico e su attività innovative all'interno del panorama al Brescia, sia in ambito culturale che in ambito enogastronomico e turistico. Oggi una giornata ricca di contenuti e ne approfitto per ringraziare innanzitutto i presenti, quindi il sindaco di Vaccarizzo Antonio Pomillo, Cinzia Tisola, fashion designer, Pierluigi Sposato, regista e Vicky Macri. Io direi di entrare subito nel vivo di questa giornata passando la parola al sindaco per i saluti istituzionali e per l'apertura di questa manifestazione. Ok, grazie Roberto, benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Oggi diamo inizio alla programmazione della 37esima edizione di questa rassegna del costume. Intanto vi porto i saluti da parte dell'amministrazione, ringrazio i presenti, Cinzia Tisio, Pierluigi Sposato e Macri. Con tanto sacrificio siamo raggiunti ormai a questa 37esima edizione e siamo in programma della 38esima, quindi c'è sempre da lavorare, c'è sempre da migliorare. Quest'anno purtroppo per il Covid, quindi queste restrizioni sono dovute insomma da parte della pandemia, quindi io mi auguro che l'anno prossimo possiamo farlo all'aperto con i gruppi, come l'abbiamo sempre fatto, a parte il convegno. Quindi è l'augurio che l'anno prossimo possiamo fare questa manifestazione senza limiti e restrizioni. Voglio dire a Roberto che ho visto un po' il lavoro fatto in questi giorni e devo fare i complimenti per il lavoro che ha svolto, ma in maniera veramente certosina. Noi sono le tre giornate con il matrimonio, quindi poi il 10 è previsto il convegno, chiudiamo il 7 con questo docufilm che lo facciamo in piazza, sempre se possibile, in piazza Garibaldi. Quindi chiudiamo questa 37esima edizione il 7 agosto e programmiamo già la 38esima edizione. Per il momento io vi chiedo scusa purtroppo per un impegno già che avevo preso, vi devo lasciare fra poco. Quindi un buon lavoro a tutti e grazie. Grazie sindaco, come ha detto il sindaco, queste sono le attività che riguardano la 37esima edizione, un'edizione partita nel 2019 ad agosto con l'evento spettacolare che come ogni anno ha visto coinvolte tantissime associazioni, tanti gruppi tradizionali della cultura al Brescia. Per causa Covid poi le attività sono state sospese e abbiamo così ripreso il 1° giugno come da calendario. Quindi 1° giugno abbiamo presentato le attività per seguire poi il 3 giugno con un evento chiamato Ritualità e Sacramenti assieme a Zotielia, al padre di Vaccarizzo. Oggi, come detto in precedenza, parleremo della Donna al Brescia. Donna al Brescia che è il focus centrale della rassegna. Donna, costume, che sono al centro di quella che è questa grandissima tradizione. E come detto in precedenza, noi non parleremo soltanto di storia, non parleremo soltanto di quello che è l'aspetto prettamente tradizionale, ma stiamo cercando di innovare all'interno di questo progetto con attività nuove,
cercando di sviluppare anche nuovi sistemi che possano nel medio e lungo termine poter creare anche delle nuove forme di sviluppo economico e sviluppo territoriale. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere all'interno di questo progetto Cinzia Tiso. Cinzia Tiso, che è una donna, non più una ragazza, ma una donna di origini calabresi, che ha studiato fashion designer fuori dai confini regionali, che però ha deciso di ritornare in Calabria. Ha deciso di portare avanti questa sfida di sviluppare quello che questa nostra grande regione possiede: tradizioni, storia, natura, cultura, ma soprattutto tanto tanto amore. La Calabria è una terra ricca, una terra, la voglio definire, una terra che al suo interno porta tante diversità. In primis, caro sindaco, proprio le minoranze linguistiche, ricordiamo minoranze linguistiche arbresci, occitani, grecanici, che sono all'interno di questo territorio, un territorio che si è proprio formato, che ha sviluppato la sua valenza proprio da questi confronti. E la rassegna vuole continuare sul tema del confronto, facendo di questo un grande contenitore, un contenitore che possa portare al confronto e tante nuove attività e prospettive, soprattutto per i più giovani. Noi diamo il benvenuto a Cinzia, che ci presenterà l'abito innovativo, un'idea di abito innovativo che prende ispirazione proprio dal costume di gala arbresci. Benvenuta Cinzia. Grazie Roberto, buonasera a tutti. Intanto vorrei ringraziare tutti i presenti e dire che sono molto onorata e emozionata di far parte di questo progetto. Inizio col dire che ho preso in considerazione, ho fatto una ricerca approfondita sul vestito di gala, detto appunto stolite, non so se è la pronuncia esatta, di Vaccarizzo, minimizzando e accentuando, diciamo, la ricerca su delle lavorazioni particolari che hanno un grandissimo significato. In questo caso qui vedrete il mood, che è il mood di ispirazione, appunto con delle foto di abiti, dell'abito di Vaccarizzo, con tutte le lavorazioni. In più ho aggiunto una foto mia con questa mano. Cosa sta a significare? Sta a significare l'artigianato, perché io credo fortemente nella forza che ogni artista ha nelle proprie mani, oltre che nella propria anima e nella propria mente. Da qui, diciamo, ho ideato questo bozzetto che adesso vi spiegherò. Diciamo che l'abito ha come tessuti principali dei tessuti fatti e creati, insomma, da fibre naturali, quali il cotone, il lino, come la camicia, a fine dalla seta, alle lavorazioni in plissé, come i ricami fatti con i fili d'oro. Io ho cercato di estirpare il meglio e metterlo in questo abito di gala, proiettato però in questo universo, in un universo molto più modaiolo, facendo riferimento un po' all'alta moda. Ho cercato di alleggerire un po' tutta la struttura, ma facendo riferimento ai capi, insomma, ai pezzi principali che formano questo abito. Abbiamo qui per esempio la camicia, ho deciso di farla in organza, vi parlo in termini tecnici, quindi alleggerire un po' questa figura, ma innalzandola con questo forte scollo, con dei ricami che verranno effettuati interamente a mano, con delle perline e dei fili in seta. Il corpetto è molto più leggero e molto più scollato, dove ci saranno questi ricami in fil d'oro con queste pietre verde e rossi, perché verde fa riferimento al colore della terra, delle radici, agli alberi, rosso invece fa riferimento alla passione e al vino.
Poi invece la parte sottostante è formata come il vestito appunto di Vaccarizzo da due gonne, la sottogonna e la soprogonna. La sottogonna ho deciso di minimizzare appunto, non creando questo plissé stretto, ma creando delle pieghe interamente sempre fatte a mano, per poi fare questa grande struttura sopra, molto più chiara, quindi non mi sono scostata dai colori del loro abito, mentre il sotto verrà interamente sempre rifinito a mano, creando questi galloni con i fili d'oro. Questo abito ha dei focus principali, e dietro questa creazione c'è una visione. Questa visione è ricerca e sviluppo, attenzione, creatività e innovazione. Quindi ho cercato di prendere il meglio e di metterlo in questa creatura, perché le mie creazioni, appunto, per me sono delle creature, devono avere un'anima, delle emozioni e dei messaggi. Grazie Cinzia. Ha toccato un altro aspetto importante di quello che è il senso della rassegna: l'artigianato. Tutelare, tramandare le tradizioni, innovandole per portarle verso le nuove generazioni. Questo è un altro aspetto importante, un'azione, una linea di intervento che è presente all'interno di quella che è la progettazione della 37esima edizione. Io ne approfitto per voglio ringraziare tutto lo staff di Rocca Produzioni, che dalla progettazione fino all'esecuzione dei lavori sta seguendo passo passo e in maniera veramente dettagliata ogni attività ed ogni azione all'interno del progetto. Dopo la presentazione dell'abito, che vedremo sfilare, caro sindaco, giorno 7 agosto, e che poi rimarrà al comune di Vaccarizzo come un esperimento innovativo realizzato appunto con questa 37esima edizione, passiamo a quello che è oggi il momento essenziale, il momento centrale, che è il workshop sul progetto poetico teatrale Il ruolo della donna nella società Arbrescia, a cura di Pierluigi Sposato. All'interno di questo progetto doveva essere con noi anche un grande artista, un grande amico, Pino Cacozza, che doveva coordinarci in queste attività, che poco tempo fa ci ha lasciato. Pino ha rappresentato per tutta la cultura Arbrescia e rappresenta e rappresenterà per la cultura Arbrescia una colonna portante. Lui ha realizzato tantissime attività da un punto di vista artistico, da un punto di vista soprattutto poetico e letterario. Amava le sue radici, amava la tradizione e portava con sé in tutto quello che faceva l'amore verso la tradizione Arbrescia. Passo la parola a Pierluigi Sposato, che ci parlerà di questo progetto poetico teatrale. Grazie Roberto, buonasera a tutti, buonasera Sindaco, buonasera Vicky, buonasera Cinzia. Allora, io come al solito non preparo mai niente, vado a braccio, quindi vediamo quello che esce fuori stasera. Per quanto riguarda la scrittura del testo, fin da quando abbiamo deciso di scrivere questo progetto e indirizzarlo a questo bando regionale, abbiamo cercato dal principio di lavorare su due tematiche fondamentali. La prima era la cultura Arbrescia, quindi desinenza femminile. La seconda era la donna Arbrescia, altra desinenza femminile. Perché questo? Non tanto in una chiave individuale o individualistica, ma in una chiave simbolica. Da una parte un simbolo di un territorio e di una storia che viene da molto lontano, dall'altra parte una maschera, quella della donna Arbrescia, che è inserita, se vogliamo, in un contesto teatrale, quotidiano, di quotidianità, di realtà. Rappresenta una figura portante, fondamentale, che ha trasportato attraverso
il suo lavoro, la sua costanza, la sua passione e soprattutto la sua evoluzione, il messaggio, la cultura e le tradizioni a Brescia dal 500 fino ad oggi. E ci riferiamo ovviamente soltanto al nostro territorio italiano, ricordando sempre che le comunità a Brescia sono tante, circa 52 se non sbaglio in tutta Italia, e noi se non sbaglio in Calabria siamo quelle che ne abbiamo di più. Quindi è un percorso storico, culturale, molto importante, che riesce a percorrere e a trasformarsi e a innovarsi soltanto se si ha la capacità appunto di costruire un livello di sensibilizzazione molto ampio, non soltanto all'interno delle nostre culture arbrescia, non soltanto all'interno delle nostre comunità arbrescia, ma se riusciamo a dargli un taglio locale, chiamiamolo così, perché tutti noi oramai provenienti da paesi di origine albanese, di origine arbrescia, abbiamo avuto la possibilità di viaggiare, di avere dialoghi con persone provenienti da tutto il mondo, e quindi ci siamo raccontati, allo stesso tempo abbiamo affinato e creato degli equilibri tra quello che era la nostra cultura e le culture che abbiamo appreso viaggiando o conoscendo persone provenienti dall'estero. Proprio quando l'altro giorno abbiamo avuto questo dialogo con Vicky per fare un po' un'analisi sul testo e cercare di capire come potevamo portarlo in scena nella maniera migliore, e si è parlato proprio di questo, no? Io sono a Roma, sto facendo un aperitivo, quell'aperitivo ha una visione estremamente anglosassone, e io ad un certo punto mi metto a parlare magari con delle persone del nord Italia o degli stranieri, dove dico: da noi funziona diversamente. Invece di tutta questa roba super, diciamo così, fusion food, no? Proveniente un po' da tutto il mondo, noi siamo abituati a prendere questo bicchierino, a metterci dentro del vino rosso, farlo in queste cantine ancora che hanno il sapore del classico, no? Di una provenienza passata, aprendo appunto quelle che sono le nostre produzioni più tradizionali, come appunto i formaggi, i taralli, il pane, la soppressata, la salsiccia, la pancetta, no? Insomma, per capirci come ci sia una distanza abissale tra la tradizione storica che appartiene a noi e tutto quello che invece riusciamo ad avere oggi anche attraverso la rete, quindi a conoscerla attraverso il viaggio virtuale e digitale. Però questo è un passaggio fondamentale che ci permette appunto di unire in un equilibrio perfetto, stabile, possiamo definirlo stabile, il classico, la tradizione, con il nuovo, quindi con l'innovazione, con la sperimentazione. Noi oggi stiamo cercando di fare in piccolo questo, ed è per questo motivo che non abbiamo fatto un resoconto, Vicky poi lo confermerà quando avrà modo di discutere della sua performance. Non abbiamo fatto un discorso storico, non ci siamo preoccupati di raccontare sempre le stesse cose, gli stessi temi, far venire fuori comunque una donna assoggettata, una donna impegnata sì socialmente, ma comunque sempre con delle limitazioni. No, abbiamo cercato di tirare fuori invece un messaggio differente, ovvero l'autenticità della donna arbrescia in un contesto futuribile, ma soprattutto la capacità della donna arbrescia di essere eterna, perché può portare nel tempo avanti un percorso storico innovandolo. Quindi, dopo tutte queste chiacchiere, adesso ci dedichiamo al monologo. Grazie. Grazie a Pierluigi. Passo la parola a Vicky Macri, donna arbrescia, nonché artista e attrice. Ciao Vicky. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Anch'io in modo particolare voglio salutare tutte le persone qui presenti e ringraziare prima di tutto chi mi ha invitato. Quindi appunto Roberto, a cui mi lega anche una lontana amicizia, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, ma anche proprio la comunità di Vaccarizzo che mi ha diciamo così accolta, perché io sì, io sono una donna arbrescia, sono di un'altra comunità, di San Demetrio Corone. Ma ogni volta che mi viene chiesto di fare qualcosa in una comunità diversa dalla mia, accetto sempre senza pensarci un attimo,
perché fondamentalmente mi sento abitante dell'Arberia, io dico sempre questo, più che del mio paese. E quindi è un modo per portare con il mio contributo artistico un piccolo valore aggiunto all'interno anche di questo progetto. Quando mi è stata chiesta di fare questa cosa non ci ho pensato un attimo, perché diciamo che mi avete toccato nei miei due punti più deboli, i miei amori, che sono appunto la passione per la mia tradizione e il teatro. Sì, io faccio teatro e purtroppo da un po' di tempo, ed è un problema di tutti, è da un po' di tempo che questa cosa l'ho un po', purtroppo per forza di causa maggiore, ma anche per motivi miei personali, un po' abbandonata. Quindi quando mi è stata chiesta di fare questa cosa mi sono buttata a capofitto, perché era innanzitutto un'esigenza mia personale, un bisogno, ma non privata, personale, da poi riuscire a farla diventare un'esigenza anche collettiva. E spesso cerco di, facendo teatro, nella maggior parte dei casi con persone non di origine arbrescia, ogni volta che c'è l'opportunità, e quando non c'è la creo, cerco sempre di portare qualcosa all'interno del testo, all'interno dello spettacolo teatrale, qualcosa che mi appartenga fortemente, ma non per una questione di esibizione, ma per una questione di condivisione, per una questione di conoscenza e riconoscenza. Mi sono confrontata, appunto, come diceva Pierluigi, ci siamo sentiti pochi giorni fa, per quanto riguarda la lettura di questo testo. E c'è una frase in modo particolare, infatti lo diceva anche lui, che mi rappresenta in modo pesante, in modo forte, ed è quando dice che in ogni contesto sempre c'è questa identità culturale e linguistica che mi differenzia da tutto, ma è un valore aggiunto. Questo testo appunto parla della donna arbresce, e ciò, leggendolo, facendolo mio, mi è subito piaciuto appunto questo pensiero di Pierluigi di non mettere la donna arbresce all'interno di una teca come oggetto da museo, ecco, ma mettere questa donna sullo spazio e renderla appunto eterna. È stata una sfida, lo dicevo anche a lui, per diverse cose, che quando un attore si approccia con un testo, la prima cosa che succede va a scavargli dentro, e diciamo che è successo anche questa volta, e sono venute a galla diverse sensazioni. Mi è piaciuto molto, e quando ci siamo confrontati all'inizio abbiamo deciso che doveva scriverlo lui, ma lui nel senso non come regista, non solo come regista, ma come figura maschile, proprio perché avesse una visione non scontata della figura femminile. La donna, nell'ambito arbresh, la donna è il nucleo, appunto, dove ruota davvero tutto. Abbiamo il costume, abbiamo la donna come figura che insegna la lingua ai suoi figli, ai suoi nipoti. E quindi come perno
penso che sia importante che intorno ci siano diverse soluzioni, diverse generazioni, ma soprattutto nuove generazioni. La cosa più importante penso che sia proprio questa, cercare di arrivare alle nuove generazioni, le nuove generazioni del presente, ma soprattutto quelle del futuro. Non mi perdo in altre parole, perché penso che le uniche parole che io possa usare all'interno di questo contesto questa sera saranno quelle di Pierluigi, partorite dalla sua mente, dalle sue emozioni, e che, a cui io darò corpo e voce. Ecco, grazie. Grazie Vicky. Questo progetto poetico-teatrale, che verrà quindi interpretato dall'attrice Vicky Macri e scritto da Pierluigi Sposato, farà parte dello spettacolo finale del 7 agosto, uno spettacolo che verrà incentrato, come detto in apertura di questa giornata, su tutte quelle che sono state e saranno le produzioni audiovisive, artistiche e convegnistiche. Bene, siamo in fase di chiusura, ma come detto la rassegna del costume della Cultura Art Brescia, che fonda il suo focus sull'abito, che ci rimanda all'interno di quella che è tutta la tradizione, tutta la cultura. La rassegna vuole essere questo grande contenitore di arte, di storia, di tradizioni, di cultura, di progetti innovativi, ma anche di valorizzazione del territorio, di valorizzazione di prodotti enogastronomici, come stiamo facendo proprio oggi. La rassegna del costume Art Brescia porta con sé quelli che sono produttori d'eccellenza del territorio di Vaccarizzo e non solo, ma dei territori di origine Art Brescia. Ed oggi vogliamo ringraziare quelle aziende e quelle eccellenze che hanno messo a disposizione i loro prodotti, quindi come l'olio scura, vino Godino, dolci gli antichi sapori e il birrificio Godino con il brand Miresia. Miresia. Bene, il convegno di oggi giunge al termine. Noi continueremo questa giornata con le riprese del monologo con l'attrice Vicky Macri e ci diamo appuntamento all'evento del 10 luglio, curato dalla Fondazione Francesco Solano, dalla Fondazione Universitaria Francesco Solano. Ne approfitto ancora per ringraziare tutta l'amministrazione comunale di Vaccarizzo Albanese, la Regione Calabria, la Fondazione Solano, l'Associazione Giuseppe Faraco, Roca Produzioni, Clement Filmhouse e Lenin Montesanto per la comunicazione. Grazie a tutti e ci vediamo prossimamente.